Centinaia di lavoratori precari sono arrivati questa mattina alla Lamezia Terme da tutta la Calabria per chiedere la stabilizzazione, contratti e diritti. Chiare le rivendicazioni dei lavoratori precari che oggi si sono ritrovati alla Lamezia Terme per una grande manifestazione organizzata dal sindacato di base USB. Quello che vogliono sono diritti, lavoro e un impegno serio da parte della Regione Calabria e del Governo nazionale. L'appuntamento era a Sant'Eufemia, a Lamezia, ma i manifestanti si sono spostati verso la Complanare che collega la Lamezia Terme all'uscita dell'autostrada 1 Salerno-Reggio Calabria. I lavoratori vogliono più attenzione per le loro condizioni da parte della Regione Calabria e del Governo nazionale. L'obiettivo, è stato spiegato, è quello di aprire un tavolo con il Governo nazionale, in contemporanea altri tirocinanti, lavoratori precari che sono occupati in diversi enti della Regione, si trovano in Piazza Italia a Lamezia. Sì alle banche! Per i lavoratori neanche 30 miliardi sono stati dati. Andiamo a rubare! Prendetevi, politici! Ma li chiediamo perché sono loro che hanno le banche, sono loro che hanno le aziende e i mezzi di produzione, quindi noi pretendiamo da loro il lavoro stabile, non ce lo possiamo creare da solo. In piazza, sì, ma i lavoratori, voglio dire, la piazza l'hanno quasi rigettata perché sono già sull'autostrada a bloccare, perché altrimenti il governo centrale non riesce a sentire le necessità che abbiamo in Calabria sul precariato, quindi hanno già bloccato e adesso andiamo a vedere che succede. E motivazione, qua abbiamo un bacino di 7.000 tirocinanti che lavora fianco a fianco dei lavoratori a 400-500 euro quando è possibile, adesso su prossimi licenziamenti, ma un solo dato, non è che stiamo cercando chissà che cosa. Qua abbiamo i dati nazionali che dicono che per ogni 1.000 abitanti bisogna avere 7 dipendenti, in Calabria ce ne abbiamo 2, quindi posti ce ne sono, bisogna stabilizzare questi lavoratori perché non possono lavorare fianco a fianco con altri lavoratori che percepiscono, insomma, stipendio regolare, giustamente come lo devono percepire, e questi sono lavoratori subordinati alle amministrazioni a 500 euro. Sì, è chiaramente un atto forte dovuto alla disperazione, alla situazione che vivono 7.000 tirocinanti che lavorano nella nostra pubblica amministrazione, hanno paghe da fame, non hanno alcun diritto. C'è bisogno di uno scatto in questa cosa e chiudere anche con questo precariato. La Regione dice che vuole chiudere col precariato storico e va bene, ma anche questo è precariato. Queste tutte persone che fanno camminare la macchina amministrativa calabrese e che hanno bisogno di risposte. Noi abbiamo dovuto fare questo tavolo perché sapete bene che in Italia se non si pone il problema non si risolvono i problemi. Noi da qui non ci muoveremo fino a quando non arriverà un incontro con il governo dove ci riceveranno e ci diranno qual è il futuro di 7.000 famiglie calabresi.